Credo che quella tra ospedale e territorio non possa essere definita una semplice integrazione, ma vada considerata come un percorso di continuità dell'assistenza. Lo ha detto l'assessore Nicoletta Verì a conclusione del convegno a Pescara, in cui sono stati illustrati i risultati del rapporto OASI 2018 realizzato dall'Università Bocconi di Milano. Uno studio che, oltre ad analizzare le dinamiche del Servizio Sanitario Nazionale sotto il profilo assistenziale, economico, finanziario e manageriale, ha preso in esame proprio la revisione dei modelli di presa in carico del paziente, un ambito nel quale anche la Regione Abruzzo si sta misurando. L'obiettivo è quello di implementare proprio la continuità. La sanità abruzzese che esce dal piano del commissariamento è ancora in un piano di rientro, si colloca in un momento di attenzione che va finalizzato a quella che è la continuità assistenziale, ossia l'integrazione tra ospedale e territorio. Questo è importante perché si pone l'attenzione a quella che è la fragilità, a quello che è l'interesse del paziente anziano. Sempre più in aumento le persone in età geriatrica, diminuiscono le nascite, per cui bisogna rivedere tutto il sistema sanitario proprio attraverso le case della salute, attraverso gli ospedali di lungo degenza, attraverso le RSA e tante realtà che saranno proprio finalizzate a sostegno della fragilità. Ci batteremo, ha aggiunto Laveria, affinché vengano modificate quelle parti del decreto Lorenzin che risultano eccessivamente penalizzanti non solo per l'Abruzzo, ma anche per tutte le altre regioni che hanno le nostre stesse caratteristiche. Quello però che dobbiamo rivedere è la ridistribuzione sul nostro territorio, perché dobbiamo arrivare anche a quelle zone orografiche, a quelle zone della nostra regione che purtroppo spesso e volentieri sono un po' abbandonate.